Si chiama Children of Mentally Ill Parents ed è la prima associazione italiana creata da e per i figli di genitori che soffrono di un disturbo psichico. È nata a Terni e ora c'è stata la presentazione. Il servizio di Antonio Barillari. Quando i genitori soffrono di disturbi mentali come depressione e schizofrenia, i figli possono provare tristezza, paura, solitudine, senso di colpa. Per i figli che hanno vissuto o vivono esperienze simili, è importante poterne parlare, confrontarsi con altri figli che vivono la stessa situazione, capire che non sono soli e possono essere aiutati. Come figli adulti che hanno vissuto questa esperienza, vogliamo dare oggi voce a chi non l'ha avuta, come non l'abbiamo avuta a nostro tempo noi. E in questo modo, spezzare la catena intergenerazionale del disagio psichico facendo prevenzione. Una cosa importantissima della nostra associazione è l'essere agenti attivi di cambiamento, quindi prendere il dolore, la frustrazione, l'impotenza e trasformarli in energia positiva per essere di aiuto e conforto a chi sta soffrendo quello che abbiamo sofferto noi. I gruppi di aiuto reciproco sono uno strumento per elaborare un vissuto difficile e per ricevere conforto. Gruppi di aiuto per genitori e gruppi di aiuto per i figli. Il libro La trappola del fuorigioco di Carlo Miccio è stato un elemento fondamentale per darci il coraggio che ci mancava per iniziare questa impresa di questa associazione. E il libro è una metafora potentissima. La trappola del fuorigioco si ha quando una persona da sola va avanti senza aspettare la squadra. Adesso abbiamo una squadra e piano piano, con l'aiuto di tutti, speriamo di portare il cambiamento che sogniamo.